Probabilmente, coloro che reputano Halloween una festa perversa e sinistra non sanno che anche certe tradizioni natalizie non scherzano affatto in quanto a mostruosità. Nelle zone dell'arco alpino, la tradizionale sfilata lungo le strade di San Nicola è accompagnata da ferocissimi e grotteschi personaggi, i diabolici Krampus. I Krampus sono in tutto e per tutto demoni con sembianze caprine, il cui compito è quello di aggirarsi minacciosamente per le strade, urlando, ringhiando, facendo molto baccano con i loro campanacci e di punire i bambini cattivi, terrorizzandoli o frustandoli. Questa ricorrenza è un rimasuglio vestigiale di un probabile rito legato al solstizio invernale, ed è molto sentita in tutta l'area ex austro-ungarica, ma anche in Trentino e in Friuli, oltre che in Austria e Germania. Le storie più antiche affermano che, in tempi di scarsità, i ragazzi derubavano i villaggi vicini travestiti con maschere, corna e pelli di caprone per terrorizzare la gente e poter agire indisturbati, facendo incetta di scorte per l'inverno. Dopo molte ruberie, questi ladri si avvidero che fra loro, irriconoscibile per via del travestimento, c'era niente meno che il diavolo stesso. Per far fronte al nemico venne chiamato il vescovo Nicolò. Il santuomo utilizzò il proprio potere divino per sconfiggere il diavolo e scacciarlo. Da quel momento in avanti, una volta all'anno, i giovani ladri, travestiti da demone, scesero per le strade non più per derubare, ma per accompagnare il santo che li aveva salvati mentre egli distribuisce doni e dolci ai bambini buoni. Stando alla tradizione, i Krampus sono sia maschi che femmine. In questo caso il nome diventa Krampa. Ma coloro che possono interpretarli durante la sfilata devono essere esclusivamente uomini, anche nel caso si voglia impersonare una Krampa. Un'altra regola è anche quella che, una volta messa sul proprio volto la maschera da Krampus, non possa più essere tolta in pubblico e che nessuno debba mai cercare di sfilarla a un figurante, cosa che farebbe ricadere su di lui il disonore. Ogni anno la festa si svolge secondo una precisa ritualistica. San Nicolò giungerà su un carro, elargendo doni e rimproveri ai bambini, a seconda del loro comportamento. Suo compito è anche quello di inibire le violenze dei Krampus, i quali, per tutta la sfilata, si comporteranno in modo volgare e animalesco, terrorizzando il pubblico, in particolare i ragazzini, con urla e ruggiti. Al far della notte, però, il santuomo scompare, e questo dà ai Krampus il potere di agire indisturbati, accanendosi sulla popolazione. Gli inseguimenti e i fuggi-fuggi possono durare anche diverse ore. Per assistere coi propri occhi a questo curioso mix fra Natale e Halloween, ci si può recare ai primi di dicembre nella località di Tarvisio, Fusine in Val Romana e Campo Rosso, per quanto riguarda il Friuli. Per quel che invece concerne il Trentino, le principali sfilate si tengono a Dobbiaco, Bressanone, Brunico e Vipiteno.